L'Avezzano fallisce l'opportunità di dare un'altra dimensione al suo campionato e dopo lo 0-3 a tavolino intascato la scorsa settimana inciampa al De Marzi al cospetto dell'Alba Longa, una partita che probabilmente dice che la squadra non è ancora pronta al salto di qualità. Il quinto stop interno stagionale dei marsicani coincide con il ritorno alla vittoria della squadra laziale che rivede la zona playoff. Tortora sceglie il Baby Santi Rocco in attacco, più adatto ad un terreno di gioco allentato dal maltempo di queste settimane. Tanta qualità per l'Alba Longa col trio Gurma, Gruz, Pintori. E proprio in apertura di gara, al primo minuto, la squadra di Roberto Chiapparra firma il gol partita. Il merito è di Wilson Cruz, che incorna alle spalle di Lewandowski un cross proveniente dalla destra. L'Avezzano accusa il colpo ma prova subito a reagire già al terzo con un sinistro del framboliere Leto deviato in angolo. Al tredicesimo una ghiotta palla gol capita sui piedi di Tommaso Marolda, che però la sciupa mancando così l'1-1. Passano due minuti e l'Alba Longa si rifà viva, in questo caso con Pintori, ma Lewandowski nella circostanza è attento. L'Avezzano allora ci prova sulle palle inattive. Al ventunesimo Marolda va giù al limite e lo specialista Tabacco tenta la trasformazione ma tira centralmente. Ancora il difensore marsicano ritenta da calcio franco ma Faiella c'è. Allo scoccare della mezz'ora di nuovo protagonista Cruz, che dai 18 metri scalda i pugni di Lewandowski. Terza chance per Tabacco al 35esimo, alto questa volta. Chiude il primo tempo l'azione di Deramo al 42esimo ma Faiella è ancora attento. Nella ripresa ci si aspetta un'accelerazione dell'Avezzano e invece sono gli ospiti a rendersi pericolosi, in particolare con Cruz, spina nel fianco della retroguardia bianco-verde. Doppia conclusione ribattuta, poi un'altra conclusione, quella dell'ex lancianese Pintori. Dal 16esimo l'Alba Longa controlla la partita e inaridisce il gioco dell'Avezzano, che stenta a incidere col passare dei minuti. L'unico squillo appena dopo la mezz'ora è di Sassarini, ma Faiella salva in angolo. Finisce fuori di molto la sventola di Giannone al 39esimo, il forcing finale dei marsicani è sterile e l'Alba Longa porta a casa i tre punti. Per l'Avezzano una giornata no, ma mercoledì prossimo ci sarà l'opportunità del riscatto nel recupero della gara casalinga con il Sansepolcro. Negli ultimi 16 metri, quando dovevamo metterla dentro, non l'abbiamo fatto, e poi troppo possesso palla lontano dalla porta avversaria, quindi così non si vincono le partite. È pur vero che l'Alba Longa si è chiusa totalmente in difesa, ho visto una difesa dell'Alba Longa, 8 giocatori, ma insomma era prevedibile, insomma hanno difeso il risultato e non siamo stati bravi a pareggiare e a ribaltare il punteggio. Io sono deluso, quando parlo di delusione sono deluso dei singoli, di come la squadra chiaramente non è stata in grado di fare la differenza. Io mi auguravo un'altra sorte, un altro punteggio oggi, ma la squadra non è stata proprio all'altezza di una prestazione che sicuramente era alla nostra portata, un avversario che era tranquillamente alla nostra portata. Ho provato in tutti i modi a pulire la neve dal Monterboso dello Stadio dei Marsi, ma le temperature rigide non ci hanno consentito di superare il discorso del ghiaccio, del gelo. Adesso la squadra o tira fuori le palle o altrimenti faremo un altro tipo di campionato con tutto quello che questo significa, insomma. Quindi io soffro, ma soffriranno anche loro. Noi avevamo preparato la partita in maniera diversa per cercare di aggredirli, come cerchiamo di fare sempre quando giochiamo in casa. Siamo stati sorpresi da questa, diciamo, da questa situazione di gioco che noi sapevamo, con questa palla che arrivava da destra per la chiusura dell'attaccante alla parte opposta. Sono stati bravi in questa situazione qua, però c'è da dire che poi la partita abbiamo cercato di fare noi, insomma loro dopo i primi 10-15 minuti sinceramente poi si sono messi lì, hanno difeso questo risultato importante giustamente per loro, e quindi per noi diventava difficile aggirarli, venire sugli esterni. Abbiamo cercato in tutte le maniere, in due o tre situazioni anche il primo tempo, insomma non siamo stati neanche stati tanto fortunati. L'obiettivo rimane sempre di cercare di vincere tutte le partite, di giocare per vincerle tutte, come è giusto che sia, no? Ci sono ancora, mi sembra, 13, quando c'è questo recupero, importante anche mercoledì. Dopo mercoledì possiamo tirare le somme. Diciamo che oggi usciamo un po' con le ossa rotte dal punto di vista morale, perché onestamente non ce l'aspettavamo. Ci aspettavamo una partenza diversa sinceramente, però io sono sempre fiducioso, sono sempre, la squadra risponde bene, vedo la prestazione, mi ha soddisfatto, mi lascia la mano in bocca perché
per come è venuta, diciamo, siamo stati sorpresi. Io avevo raccomandato tantissimo questa cosa di stare attenti ai primi minuti, volevo una partenza diversa perché conosco mentalmente l'approccio dei miei giocatori, però bisogna accettare. Siamo stati bravi nell'approccio, abbiamo fatto un gol di pregevole fattura e non siamo stati bravi a concretizzare due o tre situazioni da gol che abbiamo avuto nel primo tempo. Abbiamo concesso nel primo tempo una palla gol all'Avezzano, ma era partita da un rinvio del nostro portiere. E tutto sommato comunque la squadra ha sfoderato una prestazione gagliarda. Noi stiamo facendo un campionato per provare a vedere se di ritagliarci un posto nei playoff. Abbiamo perso dei punti in questo inizio di giro di ritorno e siamo in corsa con il nostro obiettivo. Ma noi siamo una squadra omogenea, nei giovani così come nei grandi. Certo, noi siamo una squadra tra virgolette importante, che deve richiedere il massimo perché ha nelle proprie fila dei giocatori importanti per la categoria, oltre che dei giovani interessanti.